Perché il Signore ci ha salvati? Così. Perché ha pagato il prezzo, un prezzo molto caro? Ha dato la sua vita per te, per me, la sua vita. Ha versato il suo sangue. Cioè, il valore è un valore molto alto. La vita di Gesù Cristo al posto nostro. Quindi, tu pensi che Egli si aspetta qualcosa da noi? Sì. Se tu pensi di noi, io ti dico sì, si aspetta, ha un'aspettativa. Egli si aspetta che noi portiamo molto frutto. Che noi diventiamo, come dire, produttivi nelle cose di Dio. Perché il frutto è un frutto prima per noi e poi per gli altri. È un frutto di vita prima per noi e poi per gli altri. Vedi che il Signore non è un egoista come l'uomo, non è un egocentrista. L'uomo vive nell'egoismo, nell'egocentrismo, eccetera. Pensa solo a se stesso. Dio non è così. È l'esempio più grande, Gesù Cristo è l'esempio più grande dell'altruismo. Quello che Egli ha fatto per noi. E lo spirito che Egli ci dà, il suo spirito che ci dà in maniera gratuita, vi ricordate c'era qualcuno che lo voleva comprare, dice no, ma vedevano Paolo, l'Apostolo Paolo che faceva miracoli, pregava e c'era una guarigione, imponeva le mani e parlavano in lingue nuove. C'era quello che dice, quanto costa? Vogliamo comprare questo dono. E Paolo gli risponde, vai in maledizione tu e tutto il tuo denaro. Queste non sono cose che si possono comprare. Dio li dà in maniera gratuita a chi? Coloro che credono, che accettano, che si sottomettono. Egli lo dà in maniera libera, gratuita, a coloro che riconoscono Gesù Cristo come Dio, come Salvatore. E gli dà il suo spirito. Noi non comprendiamo il valore dello Spirito Santo. Ma quando abbiamo parlato di Daniele, di questo giovane che era stato scelto dall'imperatore perché l'imperatore vide che questo era un ragazzo insieme ai suoi amici, la scrittura parla di lui. Dice questo è qualcosa di particolare. La scrittura dice che aveva uno spirito superiore agli altri. È lo spirito. E lo Spirito Santo viene dato al corpo di Cristo. Non viene dato ai singoli, viene dato al corpo di Cristo. Viene dato a coloro che desiderano fare parte del corpo di Cristo. Cioè la Chiesa è il corpo di Cristo, non le mura. Non una struttura, un luogo, la Chiesa. La Chiesa siamo noi, il corpo di Cristo siamo noi che crediamo, ci sottomettiamo e Lui è il capo del corpo. Allora noi siamo corpo, siamo parte del corpo. Essendo parte del corpo, riceviamo lo Spirito e lo Spirito Santo ci viene dato per fare l'opera di Dio e lo Spirito di Dio ci rende diversi dagli altri, fratelli, sorelle. Lo Spirito Santo ci rende diversi. Lo Spirito Santo vince ogni paura. Lo Spirito Santo è sapiente, è capace. Non è umano. Non è umano.
Spirito Santo e non credente può fare cose meravigliose.